Che ha giocato una gran partita di playoff contro la Regina. Intanto Alberti, pallone delizioso in mezzo, Lucas Finazzi, il miracolo di Fiorillo. Che intervento, pallone ancora lì, Lucas Finazzi per Rodrigo e la chiusura di Sembroni. Ma cosa ha fatto Fiorillo? Branca il pallone, rivediamo. Alberti mette in mezzo, Lucas Finazzi, forse con una spinta, non è andato giù. Questo è un signor intervento. No, Buffon, e ti dirò, a Cagliari su Bianco. Contro il Milan aveva fatto delle cose straordinarie per sé e per la squadra. Tanto Farias, area di rigore, ancora spettacolare. Proseguire per la regola del vantaggio e il gol del numero 8, sbaffo, la rete del 2-1 nel primo tempo supplementare. Siamo appena entrati nel sesto minuto, avete 5 minuti e qualche secondo, sbaffo, classe 90, tra l'altro sono tutti molto giovani, giocatori allenati da Paolo Nicolato, sono quasi tutti del 90, anche se sarebbero consentiti gli 89. Andiamo a rivedere adesso il gol, ecco qui i tifosi giallo-blu presenti a Borgo Valsugana, dove si disputano le Final Eight per la conquista del titolo, lo scudetto primavera. Avete visto la trattenuta evidente su Anine, il tiro di Lucas Finazzi e poi il gol di Fiorillo. La parte giusta per la seconda volta, guarda, rallenti è perfetto, Farias esterno, lui aspetta e chiude i guantoni sopra la... supplementare con l'ottima azione di Anine che poi forse insomma subisce un fallo, l'arbitro sbaffo, c'è anche sono la classica lotteria. Intanto subito il Genoa che sbaglia con Polli, il tiro sulla traversa, qui il Chievo è ancora fortunato visto che il Genoa aveva già colpito la traversa durante il primo tempo supplementare. Poi il gol del Chievo con Finazzi che va a segnare il gol del momentaneo 3-2 per i gialloblu dopo la prima serie. Gazzi però passa, attenzione, il capitano Tonali e gol.